Oggi parliamo di un accessorio utilissimo. È stato calcolato che passiamo in sua compagnia almeno 30 ore l'anno. Quando andiamo negli hotel e lo troviamo, tiriamo un sospiro di sollievo. È stata un'invenzione francese, esportata in Italia e rimasta praticamente quasi solo qui da noi. Come forse avete capito, oggi parliamo di bidet. Il suo nome deriva dal francese bidet, che significa anche pony. Infatti su entrambi ci si mette seduti a cavalcioni ed entrambi sono piccoli. Nel 1710 un tale Christophe de Rosier installò per primo un bidet negli appartamenti della famiglia reale francese. Inizialmente si diffuse, ma il suo successo fu di breve durata per la scarsa attenzione dei francesi all'igiene personale. Inoltre divenne uno strumento di lavoro per le prostitute nei bordelli, assumendo qui la sua brutta reputazione. Nella seconda metà del Settecento, la regina di Napoli, Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, volle nel suo bagno personale della Reggia di Caserta un bidet. Stati Uniti e Canada scoprirono il bidet durante l'intervento per la Seconda Guerra Mondiale in Europa, frequentando i bordelli europei. In realtà il bidet in Italia si diffuse in tempi ancora relativamente recenti, dopo il secondo dopoguerra. Ancora negli anni 60 gli immigrati nelle grandi città del nord usavano il bidet come lavatoio per panni o come pulisci-piedi. Il bidet divenne obbligatorio col decreto ministeriale 5 luglio 1975, articolo 7, che obbligava ogni alloggio ad avere un bagno provvisto di bidet, WC, vasca o doccia e lavabo. Il bidet è diffuso in Italia, Portogallo, Grecia e Spagna. È praticamente quasi sconosciuto in Gran Bretagna, in Germania e negli Stati Uniti. In Giappone il bidet è sostituito da un water ibrido, il cosiddetto washlet, che è un sanitario che riunisce in sé le due funzioni. La prima domanda che ti faccio è se conosci questo aggeggio. Sì, conosco. Ok. Tu sei originaria di? Inghilterra. Di che città? Tanto per avere... Newcastle, okay. Nord. Perché, ad esempio, appunto nel Regno Unito non c'è il bidet? Non lo so, perché quando sono stato in Inghilterra, in Gran Bretagna, Scozia compresa, mi sono stupito anch'io del fatto, ma non ho trovato una spiegazione logica, perché o la gente è un po' zozzona, insomma. Perché... Non si lavano. Sono spagnola e sono qua da un anno. Perfetto, quindi abbiamo anche la rappresentanza spagnola. Perché anche ho vissuto a Londra e lì proprio non esiste. Esatto, in Gran Bretagna praticamente non lo utilizza nessuno, no. Giusto? Mediamente frequentate più la doccia o il bidet? Non per farmi i cavoli vostri, però come sto raccogliendo dei dati per fare una media nazionale. Beh, io il bidet. Il bidet anch'io, sì. Ok. Più la doccia, mi sa, non so. Ma hai iniziato a usare il bidet qua in Italia? Sì, o... iniziato, ah, okay. Sì. Okay. No, più bidet. Essendo un ciclista escursionista, io ho bisogno di rinfrescare quella parte. Ah, ok. Quindi ne faccio due o tre al giorno, dipende. Sì, certo. Quindi ha bisogno di uno portatile come il mio tra poco, no? Che almeno è più comodo. Comunque... Però lì è da campeggio. È un'idea da non scartare. Fontanella, bidet. Fontanella, bidet. Luogo appartato. Esatto, manca solo quello.
È anche più ecologico, mi sa, perché non si usa la carta, eccetera, quindi meglio. Frequentate di più la doccia o il bidet? La doccia, io il bidet. Lei è il bidet e lei è la doccia, quindi siete, facciamo uno pari. Voi del bidet fate anche altri usi? Beh, il mio cane beve dal bidet. Sì, e lo so, sì, che è una cosa un po' brutta. Anche il mio gatto. Ah, ok, perfetto. Però... diciamo acqua appena sgorgata. O sì, quella, sì, non apri... quella utilizzata, no. Gliela apri e loro bevono. Beh, a volte sì, mi ci lavo anche i piedi fino alle ginocchia, ecco. Ecco, però un piede alla volta, mi conferma? Un piede alla volta. Perché sennò è pericoloso. No, sennò non ci sto dentro. Una domanda che si fanno in molti, ma il bidet, come si utilizza? Cioè, nel senso, da una parte o dall'altra? Allora, questa domanda ce la siamo fatta per anni e anni, perché è un dibattito ricorrente nel nostro gruppo. Noi siamo per, allora io e lui siamo per sedersi, diciamo, con il rubinetto sul davanti, okay. Sul davanti, quindi come dalla parte come del petto, un pony, diciamo. Come un cavallo. Sì, sedersi davanti. Perfetto, quindi perché... utilizzate a pieno, esatto, il significato del pony. Okay. Come giusto che sia. Spero che la gente sia d'accordo con noi, perché si usa così. Vedete il video alle mie spalle, riuscite a scriverci su qualcosa? I pennarelli sono lì. È per la vita. E qua? Abbiamo il cesso d'oro di Maurizio Cattelan, abbiamo il cesso rovesciato di Duchamp e qui abbiamo il bidet dei ragazzi di City Life, che l'hanno colorato rendendolo meno triste.